Buonasera, l'abbiamo sentita insomma altrove già parlare, ha detto che la Lazio paga due errori individuali. Al di là di tutto, oggi non si è vista secondo me la vera Lazio in campo, quella che ha vinto le ultime 10 partite, ma si può dire che questa Lazio ha pagato le nazionali? Ma no, sai, anche la Roma aveva le nazionali, quindi non parlerei di nazionali, parlerei che era una partita nel primo tempo un pochettino bloccata, probabilmente la Roma aveva il baricentro più alto, ma abbiamo avuto due ripartenze, la palla di Immobile che arrivava a Lulic e quella di Luis Alberto allargata a Marusic, che davamo l'impressione di ripartire in un certo modo. La Roma nel primo tempo aveva fatto un'ottima pressione su di noi, ci veniva a prendere, ci impediva di trovare le solite nostre giocate, però io penso che il secondo tempo si sarebbe potuto allungare, il secondo tempo si sarebbero potute trovare più giocate, poi abbiamo commesso due errori individuali nostri, perché i derby 9 volte su 10 sono decisi da errori individuali, e questa volta con due errori così un derby lo perdi. Poi siamo stati bravi perché in 4 minuti insomma prendere due gol, dovevamo un pochettino sbilanciarci, c'era anche il rischio di prendere qualche altro gol, siamo stati bravi, l'abbiamo riaperta, poi la Roma è passata a 5, ci ha chiuso gli spazi, si è difesa come doveva fare, non siamo riusciti a fare il 2-2. Normale che ci sia delusione, perché mi spiace per i ragazzi, mi spiace soprattutto per la nostra gente, che anche stasera era stata straordinaria, però dovremmo essere bravi a mettercelo alle spalle. Non sarà semplice, però ci siamo passati l'anno scorso e dovremmo essere bravi a ripartire già da giovedì col Vitesse. Buonasera Simone. Buonasera. I gol della Roma sono arrivati all'inizio del secondo tempo, quando però già nella fine del primo l'inerzia stava sottolineando insomma un migliore andamento della Roma. Nello spogliatoio questo l'avete percepito, che insomma, infatti l'ha ripreso subito che è iniziata col gol della Roma. Questa passività, specialmente nel finale del primo tempo, insomma, a che cosa è stata, che cosa è dovuta? Ma io avevo sensazioni buone alla fine del primo tempo, ero molto fiducioso, avevo una sensazione buona dentro di me, perché sapevo che il secondo tempo gli spazi si sarebbero allungati, perché la Roma al primo tempo aveva speso, aveva fatto ottime pressioni e avremmo potuto trovare più spazi, quindi ero fiducioso, ho detto alla squadra che avremmo potuto giocare di più, però sapevamo che la Roma faceva un buonissimo pressing, e poi come ho detto in 4 minuti commetti due errori così, è giusto che perdi il derby, quindi non ci sono alibi, non ci sono scuse, il derby perso è solo ed esclusivamente nostro, di tutti noi, perché con due errori del genere il derby lo si perde 10 volte su 10, ci siamo passati l'anno scorso perché abbiamo perso il primo derby con un errore nostro gravissimo, quest'anno è successo uguale, adesso dovremmo essere bravi a metterci alle spalle questo derby, che non sarà semplice, però da capo di questa squadra dovrò essere bravo a far scivolare un derby di dosso, perché ci aspettano tante partite, un calendario non semplice, dovremmo essere bravi a ripartire. Ciao Simone, ti volevo dire, tu parli dei due errori, no? Ma il primo è perché Bastos è stato ingenuo a intervenire su Kolar, o è stata gestita male la palla precedente? Poi ti volevo chiedere... Il primo eravamo 4 contro 1, Kolar prende palla e sbatteva su Parolo, penso che fosse... Eravamo tre giocatori nostri... Non si deve rischiare l'intervento, Corolla sarebbe sbattuto su Parola, non sarebbe successo nulla, saremmo ripartiti, non avremmo preso gol, la partita sarebbe andata avanti, però gli episodi decidono i derby, gli episodi per colpa nostra sono stati favorevoli alla Roma. Poi volevo chiedere di Radu, che mi sembra che sia uscito con un problemino muscolare, se ci lo puoi confermare, e soprattutto nel primo tempo anch'io ho avuto la sensazione che il pressing della Roma fosse... Cioè non capivo se atleticamente la Lazio non teneva il pressing della Roma, perché poi invece nel secondo tempo la squadra atleticamente è venuta fuori, ecco, perché il primo tempo è stata così passiva, assorbendo l'aggressività della Roma? Perché la Roma è una squadra forte, organizzata, che portava le pressioni come si devono portare, la squadra forte, costruita per vincere. Hanno fatto una buona gara, però
ero sereno perché non mi ricordo una parata di Stracossi, mi ricordo un colpo di testa all'indietro, e mentre mi ricordo il colpo di testa di Immobile, quella palla di Marusic allargata da Luis Alberto, che eravamo 3-3, quindi dentro di me ero abbastanza fiducioso. Però al di là di questo, alla squadra ho detto di stare tranquilla, di crederci. Sapevo che avevo qualche cambio importante in panchina, però come ho detto, in 4 minuti 2-0 il derby lo si perde, così è stato. Di qua. Nella scorsa stagione, dopo il primo derby appunto perso per la Juventus di Loris, tu sei stato giustamente esaltato dalla critica, perché per quei derby consecutivi sei riuscito tatticamente a mettere in difficoltà la Roma di Spalletti, che si sbatteva sempre contro la stessa situazione. Adesso, a prescindere dagli errori anche che hai fatto oggi, però questa Roma di Francesco praticamente l'ho messo più in difficoltà, Allora, Roma ha fatto la partita che ci aspettavamo, noi l'avevamo vista e rivista, insomma sapevamo che avrebbero portato delle pressioni orientate, organizzate, e così è stato. Poi le pressioni orientate, organizzate nel corso della partita si vanno un pochettino eliminando, perché subentra la stanchezza, subentra come portarsi avanti della partita. Quindi il secondo tempo, senza quegli errori, secondo me sarebbe potuto andare diversamente. Quindi dopo il 2-0, come ho detto, siamo stati bravi, ho cambiato qualcosa, siamo riusciti ad aprirla, e poi insomma, però come ho detto prima, non a campo scusa, non a campo alibi, perché è difficile da accettare, però è giusto che abbiamo perso il derby, perché con errori del genere il derby lo si perde. Bene, grazie. Grazie.